la seduta del 9 luglio. Il Consiglio regionale ha commemorato il capo della Procura di Torino, Bruno Caccia, assassinato dall''Ndrangheta nel 1983, ed ha poi approvato all'unanimità l'ordine del giorno per mantenere l'IVA al 4% sulle prestazioni di servizi sociosanitari ed educativi delle cooperative sociali. A larga maggioranza ha poi approvato la mozione che impegna la Giunta a garantire l'accompagnamento e la disponibilità delle diverse competenze nel costruire gli stati generali della cultura. Istituita la Commissione Antimafia. L'Assemblea ha approvato all'unanimità la costituzione della Commissione Speciale con compiti di indagine conoscitiva per la promozione della cultura della legalità e il contrasto della criminalità organizzata. Lo scopo è proporre interventi normativi e amministrativi che favoriscano il contrasto dell'infiltrazione criminosa nell'attività pubblica, anche attraverso la collaborazione con amministrazioni territoriali, istituzioni, organi della magistratura, forze dell'ordine e rappresentanze della società civile. Nuova legge sulla panificazione. Il testo unificato di due distinte proposte in materia di panificazione è stato licenziato a maggioranza dal Consiglio regionale. Il provvedimento è il risultato di un approfondito e articolato esame in sede di commissione, con l'obiettivo di favorire la promozione e lo sviluppo in senso qualitativo dell'attività di panificazione. La nuova legge, in 10 articoli, risponde all'esigenza di tutela di una professionalità artigianale largamente diffusa nell'ambito dell'eccellenza gastronomica che caratterizza il Piemonte. Protocollo con l'Abruzzo. Il Piemonte e l'Abruzzo insieme per lo sviluppo tecnologico e la semplificazione amministrativa. È il contenuto del protocollo d'intesa firmato recentemente dai due consigli regionali, un passo verso l'integrazione di politiche pubbliche e la condivisione di competenze. Tra gli impegni, l'individuazione di standard comuni, il riuso di software e dati rilasciati in formato aperto, progetti di dematerializzazione e strategie di open government. Convegno sul Tibet. Il presidente del Parlamento tibetano in esilio, Penpa Tsering, ha partecipato al convegno a Palazzo Lascaris organizzato dall'Associazione per il Tibet e i diritti umani del Consiglio regionale. Inserita nel programma dei festeggiamenti per il 78esimo compleanno del Dalai Lama, c'è poi stata l'inaugurazione della mostra d'arte contemporanea del Tibet presso l'Arsenale della Pace, con l'esposizione tridimensionale del Palazzo Potala di Lhasa, la capitale tibetana.